cosa fai? Ciao. Fai schifo. Fatti i capelli, aspetta. Dai. Andiamo a fare breakfast. Si mazzicare dei coglioni. Tu dei coglioni, non ho capito. Stronzo. Dai, andiamo. Cosa stai prendendo? Madonna, l'angoscia. L'angoscia male. Ha paura di aver mal di gola. Ogni giorno si mette sta schifezza. No, questo qui è preventivo. E poi tra l'altro esatto, broccoli. È un po' ipocondriaco, Marchino. Dai, ma andiamo senza roba da vestire. Marco, senti che profumo di cloro. Aspetta, allora dopo mettiamo fuori il cartello. Sì, sì, dai. Hai la tesserina? Sì. Stranamente è colazione dolce, vero? Molto secca. Nocciolina. Ti ho già fatto la camera con la carmellina. Ieri era il mo, oggi cos'è? Ciliegia. Vediamo se riesco senza cadere oggi. Sì, che genio. Ho messo le scarpe con la suola liscia, sapendo che poteva nevicare. Infatti, le mie come sono? Ieri sera stavo cadendo, le tue sono a posto. Sono perfette? Sì. È vero, è tanto pulita questa neve, non è inquinata come quella che scende da noi praticamente. Da noi tocca terra e in due minuti è nera. Un peccato non si veda nulla, vero? Però siamo al lago di Bled. E lì dovrebbe esserci tipo un isolato in mezzo, ma non lo vedete. Qua partono le barche per andare e vabbè. Piacerebbe informarti sul costo del giro? €40 Sono fuori. Si sta aspettando il cibo. Da parte nostra. Te lo puoi scordare. Ma è lì l'isolotto? Non era quello. Era quello l'isolotto? O era più in là? Quello lì è. Forse è quello. Sì. Si vede? Boh, sì. Non so. Ti senti già male? Che non? Quindi è tutta una scalinata qua. Li ho contati. 97. Ah, ma non era obbligatorio. Venire giù. No, perché si poteva fare il giro su. Quindi col caffè è compresa anche l'acqua bottiglietta. Fico. 4,20 con l'acqua. Sappiamo che siamo anche in un posto turistico. Esatto. Perché siamo sull'isola del lago di Bled, dove abbiamo fatto una bella remata, insomma. Esatto, noi. Anch'io l'ho fatto. Anch'io prima. Ma è bello dentro la casetta. Lo vedi? Sì. Ma è finto. È vero, Lisa. È finto. Lisa si muove. Ha paura di me? È vero. È verissimo. No. Ho detto adesso vlog, ma le campane. Comunque alla fine i forti era fortin. Allora avevo capito bene. Erano €14. Infatti ho detto abbordabile, dai, come prezzo, no? 40 sì. No? 14. Si stava circa 1:10 in tutto, di 40 minuti qui su questo isolotto. Dove non c'è fondamentalmente nulla. E con la nebbia intorno non si vede nulla.
però è per far qualcosa. Anche perché nel pomeriggio contiamo di stare in piscina. Andiamo a pranzare qui in un ristorante che abbiamo già, in cui abbiamo già mangiato due anni fa, un anno e mezzo fa che siamo venuti. E poi torniamo in albergo, stiamo un po' lì e poi piscina. Mangiamo leggeri perché sennò in piscina... Tanto prima delle 6 non vado in piscina. Vabbè, insomma, cosa stiamo facendo fino alle 6? Io pensavo che fosse solo l'effetto del... Le Geox non dovrebbero tenere l'acqua. Vabbè, Elisa, sono anni che ce le ho. Beh, bagnate. Sì, sono bagnate. Ristorante preferito è chiuso. Aperto solo d'estate avendo la terrazza. Anche secondo me. Ciao. Ciao. È in amore. Sentilo che versi fa. Cioè tu hai avuto la brillante idea di prendere un piatto per due che in realtà è per sei? Perché non è per due sta roba. Non vai noi tranquilli, ma guarda che la finisci tu? Già. Mamma mia, aiuto. Ti vedo preoccupato. No. Alla fine non siamo neanche riusciti a mangiare tutto. Siamo in mezzo a questa piazza. La desolazione. Arrivo. Caspita, stai digerendo adesso? Le 8:30 di sera. Quanto abbiamo fatto di idromassaggio? Un'ora. Vergognosissimi. Guarda i miei occhi. Ho gli occhi viola. Ho gli occhi rossi. Anch'io, sono distrutta. Siamo stanchissimi, però abbiamo detto vabbè, usciamo, vediamo cosa ci propone questa società. Questa ridente cittadina di 12 anni. Che voglia che ho di guidare. Come stiamo a casa? Ah, va bene. Preferisci stare a casa? Per me è uguale. Siamo fuori poco, tutto bene. Marco, scusami, ma stai scherzando, vero? Ma non penso sia una roba così assurda. Cioè, scusami, e se spuntano da lì fuori? Abbiamo sentito i versi dei lupi. Penso se ci fossero problemi ci avviserebbero. Vai. Ho paura. Secondo me siamo rimasti traumatizzati dai vari film sui lupi. Io adesso, vedi, guardando lì fuori l'orizzonte, mi immagino una mandria di lupi. Si dice mandria? Di lupi? Branco. Un branco di lupi che arriva a guardarci. Ho paura. Giretto in pub durato mezz'ora. Un'ora tra troppo stanchi, siamo, abbiamo neanche cenato stasera, ma no. Stanchezza. E quindi si va l'anno. Anzi, andremo a vedere Sanremo. Sanremo, vederai? Tu no? Vediamo quanto dura. 2 minuti e mezzo. No. I festeggiamenti di San Valentino. Non c'è quasi più la neve. Cioè, ce n'è pochissima. Però la giornata è molto limpida oggi e si riparte. Quindi oggi andiamo via. Partiamo presto, abbiamo un po' di cose da fare stasera, giusto? Ci vediamo con gli altri e quindi non passiamo tutta la giornata qui. Adesso facciamo colazione giù e poi basta, poi ci facciamo la valigia e andiamo via. Io la faccio adesso. Davvero, perché? Perché sì, non giro la videocamera perché è mezzo nudo. No, più che altro la faccio adesso per il fatto che ho due robe da... Ho usato niente. Ah, ho visto. A parte le mutande e due magliette, i jeans ho usato, se ho usato quelli, dato non sono molti. No, io invece ho usato un sacco di roba fuori e tantissima, e quindi la faccio dopo, non ho voglia adesso. Fino? Ti facciamo vedere le mutandine? No. Si è tirato sui pantaloni. Adesso mi vesto anch'io che sono in pigiama. Sono riuscita a farci star tutto in valigia, tu? Yes, la mia valigia! È bellissima o no? Hai avuto un buon gusto. Chissà chi me l'ha regalata. Hai avuto un buon gusto a non sceglierla. Madonna, Marco! Fai schifo, fai!
fai vomitare. È inutile che vi dica cosa ho fatto, vero? Tesoro, freddo. Marco, io voglio respirare. Ma tesoro, fa freddo. Marco, io voglio respirare. Ma tesoro, fa freddo. Ma tesoro, chiudi il culo. Beh, io ho bisogno di fare scorreggine. Io ho bisogno di respirare. Tesoro, mi sto ghiacciando, per favore, chiudi. Tesoro, sto morendo, per favore, smetti, chiudi il culo. Va bene, chiudi. Hai controllato? Hai dimenticato qualcosa? Dimmi. No, almeno, cioè queste qua. Sì, io sono proprio una... Buttale via queste. Sono una maleducata, lascio tutto qua. Abbiamo preso tutto. Caricabatterie, telefoni, vestiti, mutandine. Pit stop. Sì, già il secondo in mezz'ora di viaggio. Avevo bisogno di un caffè. Tra l'altro hanno un aromatizzante alla vaniglia buonissimo. È che non l'abbiamo trovato, non lo vendono, maledetti. Ciao. E grazie per essere stati con noi in questo bellissimo weekend di totale relax. Di San Valentino! Yuhu. Ciao!